Buonasera amiche e amici della Pallamano, bentornati in diretta dal Pallattacca, primo match per questo nuovo anno, quindi rinnoviamo, siamo ormai al 21 gennaio però la prima volta che ci ascoltiamo, quindi vi rinnoviamo gli auguri di buon anno e siamo pronti con la prima giornata del girone di ritorno per quanto riguarda la Serie A Beretta maschile. Oggi crew rinnovata, quindi abbiamo alla telecamera il mitico Crespi che è qua a coadiuvarci con la parte tecnica, e buon Davide Bianchi che poi buongiorno. Mi aiuterà anche in telecronaca, l'avete buongiorno, sentito. Buongiorno a tutti! E qua con i numeri e lo scoring il mitico Silvano Leonardo, e come potete sentire abbiamo anche la musica in sottofondo, quindi vuol dire che abbiamo la presenza dell'altrettanto mitica zia Monica. Vabbè, chi vi ha parlato fino adesso era Luca Basile. Ti ringrazio, scusa, stavo... buon Davide. Stavo pensando ad altro. Intanto sto andando a cercare quello che è il programma, sì, di questa prima giornata di ritorno, 14° turno generale, però prima di ritorno abbiamo già due rinvii causa Covid, quindi Bolzano e Pressano e Pancarpi non si giocheranno. Rimangono in programma Albatro, Brixen, che probabilmente hanno già finito perché era iniziata alle 15. Poi appunto Cassano Magnago, Raimon Sassari, alle 19 Merano con Bressano, e sempre 19 Junior Fasano Secchia Rubiera. Per una classifica che vede attualmente Fasano 21, Raimon Sassari 19 insieme al Pressano, con Bressano 18, Brixen 15, Alperia Merano e Bozen 12, Eppan 11, Trieste 10, Cassano 9, Carpi 6, Albatro e Rubiera 2. Questa è la classifica. E poi stanno entrando in questo momento le squadre in campo. Andiamo a salutare e ringraziare anche la coppia arbitrale di questo match, che è formata dai signori Carlo Dionisi e Stefano Maccarone, questi i due arbitri che digeranno questo incontro. Bene, 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 bene. Tanto tutto è pronto, squadre che stanno entrando in campo. Bene, scambio di saluti. Piccole novità quindi per la Raimon Sassari: abbiamo il ritorno in panchina di Luigi Pessino dopo il divorzio consensuale con Cocuzza da parte della società sarda, quindi ritorna ad allenare i suoi ragazzi Luigi Pessino, mentre per il Cassano abbiamo una new entry, quindi dopo l'infortunio del nostro Bogio Cassano è tornato sul mercato, e quindi oggi vedremo una new entry col numero 53, Nicola Jesmirovic. Sarà lui a incaricarsi di tenere alto la capacità realizzativa, diciamo terzino sinistro, quindi lo vedremo. Vediamo se in campo dal primo istante, sembrerebbe di no, però sicuramente un'arma in più a disposizione per coach Colez. Anche lui tornato finalmente negativo, quindi può occupare regolarmente il suo posto in panchina dopo aver diretto qualche allenamento con lo smart watch, quindi abbiamo coniato questo nuovo termine, smart coaching, sì, da casa col telefono. Già. Sembra essere tutto pronto. Abbiamo ancora qualche problemino col tabellone che fa un po' le bizze, però l'intervento della... Ma deve essere giornata perché anche il nostro. Non so perché, ma anche il nostro lo sta facendo un po'... Vabbè. Sembra tutto pronto, Cassano che parte con Dorio, posizione di pivot. Ecco, qualche piccolo problema alla mano, però non può rinunciare. Non te lo volevo dire, ma... Le nostre previsioni di titolare in campo, uno ne abbiamo preso. Anche Federico Mazza veniva indicato non al meglio per un piccolo infortunio all'occhio, però è in campo. Viene rischierato regolarmente. Poi Alberto Lazzari, centrale, terzino destro, abbiamo Salvati, quindi non abbiamo azzeccata uno, esatto. No, a parte Lazzari. Neanche l'ala, perché abbiamo Vicentino all'ala sinistra con numero, esatto, 81, in porta Luca Monciardini. Sassari per ora risponde, vediamo, con numero 1 Leban tra i pali, poi vedremo invece
gli sviluppi dell'azione offensiva. Yes. Quindi vediamo comunque Bronzo in difesa, quindi sarà lui con il 18. Vediamo se c'è un cambio attacco e difesa per quanto riguarda Paolo Bardi. Poi ovviamente Pereira, Chierin con numero 8. Con numero 15 abbiamo Olivkovic. E con numero 52 il gabonese Tabanghè. E ne manca uno, con numero 5 Giovanni Nardin. In porta Marco Spano, l'avevi già detto, non lo so, mi sono distratto. E quindi, a parte che avevi saltato Nardin, quindi Poi vedremo come si dispongono in posizione offensiva e anche se ci sarà qualche cambio attacco e difesa. Cassano potrebbe essere un classico, il cambio attacco e difesa di Kabir, che va a dare di sì. Intanto un forte a qualche compagno. Intanto partito il match, quindi comincia il nuovo anno. Siamo già male perché non è partito. Sì, abbiamo visto armeggiare prima col tabellone, sembrava aver risolto i problemi, però si è riacceso, ma comunque non è partito. Io voglio dire una cosa, se non ci riesce mia madre a sistemare il tabellone, la cosa è preoccupante. Eccoci qua, diciamo, dopo falsa partenza è cominciata la stagione, cioè il girone di ritorno della stagione 2021-2022, primo match per quest'anno qua al Palatacca. Appunto, anche perché la stagione è iniziata circa 15 partite fa. Esatto. Dentro Lazzari subito 1-0 e rompe subito il ghiaccio. Attenzione perché c'è anche la ripartenza veloce del Sassari. Prova Tabanghè, ma palla oltre la traversa. Riparte Cassano, salvati. Mazza, seconda fase, prova da fuori. Spanu però presente, impedisce al numero 85 di realizzare la seconda rete di Cassano. Si va dall'altra parte con Sassari, palla di Alinkovic dai 6 metri, realizza 1-1. Già fiatone. Diciamo, mi è piaciuta questa interessante e lunghissima fase di studio che è durata giusto 3 decimi di secondo. Le squadre sono partite a razzo. Cioè, non ho capito. Se la sono presa sul personale il gol di Cipo e quindi è cominciato a correre. Tacca Cassano, mazza, esce Dorio. Salvati. Ancora Lazzari, incrocia con Salvati, va da Mazza, finta di tiro, si torna verso destra, uno contro uno, va dentro Lazzari, Spanu ancora. Respinge Spanu, attenzione alla ripartenza del Sassari, sulla sinistra. Parte Kamanghè, palla poi per Alinkovic, penso, ma nulla di fatto. Non arriva il passaggio al pivot, contropiede poi parte per opposta Dorio. Per Dorio che viene fermato in maniera fallosa. 9 metri, segna l'arbitro. Sì, diciamo, potevano essere un pelino più severi perché ha preso da dietro Dorio mentre si stava già preparando al tiro. Comunque, nulla di fatto, 9 metri, siamo già in gioco, quindi torniamo in cronaca. Sempre Lazzari, Mazza e Salvati, i tre terzini, Visentin e Branca sulle ali, Dorio e pivot per Cassano, proprio il numero 77 a uscire, dare supporto ai compagni. Lazzari, uno contro uno. Crocia con Salvati, Mazza torna la palla da Salvati, uno contro uno, ancora Lazzari questa volta a sinistra, ma c'è il raddoppio, si chiudono le maglie bianche, nulla di fatto. 9 metri, riprende il gioco Mazza, Salvati, si sposta Dorio, ancora Salvati a organizzare, Mazza uno contro uno su Bronzo, prova a scappare via, c'è una trattenuta, poi riesce a scappare, ma nulla di fatto. Giallo per il numero 23 in maglia bianca, Umberto Bronzo. Primo sanzionato del match, cartellino giallo per Umberto Bronzo, alla destra del Raimon Sassari. Si prende il gioco, Salvati, Lazzari e Mazza. Si torna da Lazzari, cambio di posto con Mazza. Ancora una volta Dorio. Gira lungamente il pallone, il Cassano, cerca degli spazi, difesa chiusa in 6-0, può sfruttare l'altezza dei suoi giocatori, quindi per ora difesa piatta, ma molto difficile da superare, infatti c'è chiamata di gioco passivo. Adesso deve stringere i tempi la squadra Maranto. Ancora Lazzari, Salvati, crocia con Salvati, trova il Spanu barco. Ancora palla controllata da Spanu, terza parata di Spanu, attenzione, corre dall'altra parte Sassari, si va da Nardin, Monciardini dice Moncia, di no. Ma Alinkovic è più lesto sulla ripresa, quindi
si schiera nuovamente. Sassari che corre bene in seconda fase in questi primi 4 minuti. Partita che, come dicevi tu prima, non c'è stata molta fase di studio. Si corre e via. Bardi in posizione centrale, poi Tabanghe e Kerin, i due terzini. Alikovic pivot, Nardin e Bonzo sulle ali. E questo è lo schieramento offensivo del Sassari. Finalmente abbiamo potuto apprezzarlo. Ora bel tiro da fuori di Tabanghe, ma altrettanto bella risposta di Moncia. Si può ripartire corre, Cassano, peccato. C'era la chiamata sulla fascia per Banca, ma la palla un pelino troppo esterna, si perde in fallo laterale prima che Filippo possa recuperarla, peccato. Era buona la possibilità sul binario di destra, ma palla troppo esterna. Ritorna in avanti Sassari, sempre 1-1 dopo quel botta e risposta volante nei primi 50 secondi, poi le squadre non hanno più trovato la via della rete anche per qualche bel intervento sia di Moncia che di Spano. A vuoto Branca, va da Nardin. Questa volta non sbaglia Giovanni Nardin. Numero 5 del Sassari. Branca ovviamente gli ha lasciato spazio tentando andare a rubare un pallone e poi ne ha approfittato. Ci può stare. Sì, una sì. La concediamo. Fa segno Filippo ai compagni, mi mancava tanto così. D'altronde è quello che divide tra... Sappiamo. Rubare un pallone e lasciare più angolo alla tuala. Salvati dentro 2-2. Sassari subito. Non eccede nella difesa Tabanghini, approfitta Salvati. Ancora Nardin, bel pallonetto. Pregevole pallonetto di Nardin sopra la testa di Monciardini. Conduce Sassari 3-2, in attacco Cassano, sempre con Lazzari, a chiamare il gioco. Per ora in posizione esterna Dorio, poi si riporta verso il centro, Lazzari 1 contro 1, scarica per Mazza, prova da fuori, il tiro deviato, poi gestito da Spano che può lanciare sempre sul binario, si preferisce giocare sulla sinistra, i contropiedi. Bravo Mazza a interrompere subito la coppia Nardine Tabanghe, velocissima a proporsi. Ora sfondamento in attacco fischiato ad Alilkovic, anzi scusate, a Kerin. Bravi l'accoppiata Visentin Mazza a frapporsi tra Kerin e la porta senza commettere fallo, recuperando pallone. Possesso palla, Cassano che deve cercare la rete del pareggio dopo il tiro stoppato dalla difesa di Mazza nell'azione precedente. Ovviamente tirando da fuori con questa difesa schierata non è semplice. Ora non si capiscono Dorio e Salvati. Palla persa in fallo laterale. Può approfittarne la Raimond. Querin. Scarico per Tabanghe. Che bello, buona azione. Bello, poi accenna l'uscita Moncia, ma Tabanghe va a colpire sul piede d'appoggio. Quindi Sassari che si porta avanti di due reti. Cassano deve reagire. Salvati, scarica peccato. Per Dorio. L'ultimo momento viene intercettato il passaggio, 9 metri. L'arbitro ha anche fatto segno che non poteva dare vantaggio perché Dorio si sarebbe trovato in invasione, sì. Quindi deve accontentarsi dal 9 metri. E comunque non era una situazione limpida per lo stesso Dorio, quindi direi bene così. Chiama schema pugno. Poi si porta in Mazza in centro a zona d'attacco, arriva, risale Branca, finta d'incrocio, poi prova vediamo la soluzione, chi prende. Bravo Dorio, bellissimo, bello, palla recuperata non dall'immondizia, proprio, cioè, non lo so. Aveva tentato di sorprendere tutti i Lazzari fintando un passaggio, poi invece andando al tiro, si era opposto Spano, sulla respinta più veloce Dorio, poi sulla marcatura, alleggerisce su Branca che... tagliando precedentemente era ancora su 6 e Cassano che riesce in maniera difficoltosa comunque a marcare la sua terza rete, 3-4 punteggio. Ed ora abbiamo sempre Bardi che riprova il tiro improvviso ma non si fa sorprendere Moncia, poi cerca anche uno scarico di contropiede ma preferisce portare la seconda fase con Mazza. Salvati da fuori, viene aia. Colpito allo stomaco Tabanghe, pronto Salvati a
scusarsi con l'avversario in maniera ovviamente involontaria, ma lui ha tentato un tiro di sorpresa. Tabanghi si è immolato per difendere la propria porta. Sì, mamma mia, sì, ma questa fa. Meno male che ha lo stomaco, sì, sì. Meno male che ha lo stomaco. Riparte. Non ha subito grossi effetti, quindi riprende il suo posto in campo. Tabanghi. Cherubin, numero 52 del Sassari. Finora buona la sua partita. Bello lo schema per Branca, ah, poi non c'è. Cerca un secondo palo, sì, che non trova. Palla si perde un pelino. Non sembra poter intervenire il Pano, però palla imprecisa. Attenzione, siamo già dalla parte opposta. Bardi viene fermato da Salvati. Credo che per Branca fosse l'unica opzione tirare sul secondo palo, non era un tiro facile. Ha fatto anche segno all'arbitro, che è stato colpito sulla mano al momento del tiro, però l'arbitro ha guardato per dire hai tirato, non ha ravvisato un disturbo tale da poterti fischiare una meta, quindi è andata via così. Bardi a girare palla. Bardi. Cerca l'uno contro uno, poi incrocia con Kerin. Aveva rubato palla. Usman, bravo! Tabanghe, che gol! Sì. Aveva sporcato l'azione Usman Kabir. Quasi intercettato la palla, ma palla rimasta lì in mezzo al campo. Il più veloce è stato ancora una volta Tabanghe. Sì. Che poi indisturbato si è alzato 2 metri, ha segnato all'angolino dove il buon Monci ha provato a allungarsi senza riuscire a intercettare la palla. 5-3 punteggio, sempre 2 reti da rincorrere per Cassano. Lazzari, Salvati. Lazzari, mazza, aspetta il supporto di Visentina, arriva Lazzari, tutta velocità, uno contro uno su Bronzo, si butta dentro e realizza, e trova gol, rimbalzo che incanna Spanu, poi Sassari che prova a correre, ma imprecisione del passaggio. Esatto. Vediamo, pronto Pereira, sta per fare il suo ingresso in campo. Spanu che rimane sorpreso dal rimbalzo del tiro di Lazzari. Cassano che è passato in 5-1. Vediamo. Prime sostituzioni dentro Pereira per Tabanghe. Poi vediamo se lo stesso Tabanghe magari verrà utilizzato, perché si è sicuramente ben comportato in difesa. Magari ha in mente un cambio attacco e difesa Luigi Passino. Vediamo. Tanto per ora gustiamoci questo attacco. Palla che arriva a Bronzo. Peccato, non va. Ha superato Moncia, ma la palla si ferma sulla traversa. Riparte Cassano alla ricerca del pareggio. Mazza, fintato da fuori, ma buono l'intervento sempre di Bardi. No, nessun attacco, cambio attacco e difesa, quindi dentro anche per la fase difensiva Alan Pereira. Riparte Cassano con Mazza, Lazzari, Salvati, continua a giro palla, risale Visentin, questa volta va direttamente da Mazza, Mazza rimane in area un quarto d'ora e poi trova un angolo che non lo sa neanche lui probabilmente. C'era un tentativo di muro che lui è riuscito a deludere allungando il tempo di volo in maniera non umana secondo me. E poi ha mandato la palla anche all'angolino preciso. Prova a allungarsi Spano, ma non ci può arrivare. Gran gol di Federico Mazza. Mamma mia. Prima rete per lui, che si rifà abbondantemente del tiro stoppato qualche azione fa. Mamma mia. Riparte Sassari. Pereira in posizione centrale. Gira palla. Cassano che con questo 1-2 è riuscito a ricucire il gap. Parità adesso, 5 pare sul tabellone. Pereira verso il centro. Bardi. Prova tiro, tiro bello, sottomano, sorprendendo difesa. Moncia se lo vede sbucare da mezzo al groviglio di arti dei suoi compagni. Bella soluzione. Intanto è il momento di Nicola Jesmerovic. Riusciremo a pronunciare. Non è semplicissimo, c'è un po' una pronuncia russa, ci ha segnalato, quindi. Lo sai anche tu che non ce la faremo. Incespicheremo qualche volta, ma dovremmo riuscire a azzeccarla ogni tanto. Lazzari. Salvati. Nicola. Viene subito attenzionato, chiaramente. Dicevamo, la sorpresa del Cassano in questo avvio di giorno di ritorno. Lazzari, uno contro uno, scappa via e viene fermato in maniera fallosa da
Pereira che viene anche ammonito, credo, sì, cartellino giallo per il numero 2. Pereira fa segno, io non è che ho fatto molto, però sì, diciamo che ci sono dei pro e dei contro, perché la differenza di fisico è talmente ampia che sicuramente sul piano fisico Pereira è indubbiamente più forte, però Lazzari è indubbiamente più basso e più agile, quindi in questo caso siamo proprio agli estremi. Poi diciamo c'è anche un mismatch di altezza, quindi esatto, quello che è un intervento normale su un giocatore normale, su Lazzari, rischia di essere un colpo al volto. Peccato, cercato Doria sulla linea di 6 metri, non trova, rimane per terra il numero 77. Seconda però fase, Sassa ricorre. Nardin, bello. Si sviluppa bene, molto bene sul binario di sinistra, la seconda fase, prima e seconda fase del Sassari, molto sfruttata dal proprio portiere. Tanto era rimasto a terra, sì, Mattia, per il dolore alla mano, diciamo, al polso, era già, aveva già dei problemi alla mano, adesso probabilmente ci è ricaduto sopra, vediamo, molto molto sofferente, probabilmente dovrà lasciare il campo, sì, momentaneamente. Infatti vediamo Kabir pronto a subentrare. Sassari che si è riportato avanti due lunghezze. Nel frattempo è rientrato Tabanghè, quindi probabilmente vedremo o Tabanghè, Guerin, è uscito Guerin, quindi qualcuno, uno tra Tabanghè e Pereira verrà spostato a destra molto probabilmente. Penso Pereira, perché lo vedo giocare dal terzo a destra, quindi potrebbe essere lui, vedremo però quando Sassari sarà in attacco. Tanto riparte Cassano, Lazzari vada salvati, Nicola, esce Uzman, Lazzari, Nicola può provare il tiro, stoppato però da Pereira, può ripartire Sassari. Poi disturba la ripartenza, quindi è riuscito quantomeno a evitare che Sassari ripartisse in velocità, è andato a disturbare Tabanghè sul primo palleggio. Sì, confermiamo lo spostamento di Pereira a terzino destro al posto di Guerin. Riparte il giro di palla. Sempre Bardi a orchestrare la sinfonia sassarese. Cerca Lilkovic, non recupera palla, Lilkovic va in gol, però probabilmente più che sfondo ha spinto via momento di recuperare la palla. Ah, quindi fallo in attacco. Fallo in attacco sulla palla vagante, si è lottato e secondo l'arbitro l'intervento di Lilkovic su Mazza mi sembra che fosse, era stato falloso. Tanto cambio attacco difesa, che sì, cambia tra Mazza viene utilizzato ancora per difesa, poi esatto, in attacco lascia spazio a Lazzari. Vediamo, giro di palla, salvati, lo stesso Lazzari, esce Kabir, Ismerovic. Toccata l'ala, nulla di fatto, cercava il passaggio Vizentin, Sassari. Stato disturbato mentre il passaggio, palla che si perde in palo laterale. Ovviamente è arrivato in settimana Nicola Ismerovic, non ha sicuramente il ritmo gara, sicuramente, e soprattutto... non ha l'affiatamento con i compagni, quindi anche questo passaggio è frutto di non conoscersi ancora. E attacca Sassari, Bardi, risale Bronzo, Tabanghè da fuori, poi Pereira rientra, scarica da Lilkovic sull'uscita di Moncia, pallonetto. Attenzione, allungo Sassari, vantaggio di 3 reti. Bellissima azione da parte del Sassari tra... E credo ci sia anche una sanzione disciplinare, ho capito, se un giallo fosse probabilmente addirittura due minuti credo, per Mazza. Sì. No, scusate, Kabir. Per Uzman Kabir, sì. Dicevo, una bellissima azione, la potenza di Pereira e l'esperienza di Alilkovic hanno fatto nascere un'azione bellissima che porta il Sassari a più 3. Attenzione perché il Cassano è in campo con 6 uomini di movimento, ma porta sguarnita, quindi fuori Monciardini per lasciare spazio a... Cassano, dicevamo, deve fare attenzione alla sua porta sguarnita per permettere l'ingresso in campo del sesto uomo di movimento. Ancora Ismerovic, nulla di fatto. Murato, attenzione, Spanu, perché prova Spanu. Ma non la inquadra, per non inquadra la porta, pericolo. Poi arriva Rico e dice a dirgli, non fa niente, non ti preoccupare. Beh, era giusto provarci. Sì, no, ci stava, anzi.
non era sbagliata l'intenzione tattica, è solo stata sbagliata l'esecuzione tecnica, ma doveva tirare porta a porta. Però per nostra fortuna non ha inquadrato i 3x2. Intanto time out, deve chiamare time out Cassano, sì, deve, dopo comunque un buon inizio dei propri ragazzi, però si stanno un po' smarrendo. Il Sassari ha trovato massimo vantaggio fino a questo momento, 3 reti, quindi prova a rimettere le cose a posto il buon Davide Colez, speriamo che trovi le soluzioni giuste in tempi rapidi. Ovviamente le squadre non giocano da un mesetto, quindi l'ultima partita, anzi il Cassano addirittura aveva il turno di riposo, il match del 18 dicembre, quindi Cassano non gioca l'ultima partita. Da un mese, da più di un mese, da 40 giorni. L'ultima partita giocata dal Cassano risale all'11 dicembre. Quindi sta facendo un po' fatica a ritrovare il giusto ritmo. Bene, intanto le due squadre riprendono il campo. Poi ricordiamo, deve anche rinunciare ancora a Sasa Milanovic, che veniva da già un lungo infortunio, che è tenuto fuori gli ultimi 2, forse addirittura 3 match del giorno d'andata. Poi recuperato dall'infortunio, ha avuto anche la positività al Covid, quindi ancora indisponibile. Veramente un uomo importante, in grado di dare soprattutto ordine nei momenti più caotici. Esatto, ordine e calma. Si fa sentire la sua assenza. Sì. Poi riprendere il gioco, vediamo se va trovato idee e spunti interessanti da fornire ai propri giocatori. Si riparte, rientra Dorio, rivediamo Dorio in campo. Una fasciatura ancora più abbondante rispetto a prima, era già fasciato, ma gli è stata fatta rinforzata. Dorio, salvati, mazza, crocia con Merovic, salvati, uno contro uno, 7 metri, e si guadagna un 7 metri, penso per difesa in area, credo, perché l'arbitro ha fatto segno, numero che 17, si hanno provato a chiudersi in coppia Tabanghè e Bomboy, però uno dei due probabilmente è entrato in area al momento dell'opposizione, quindi tiro dei 7 metri, si prepara Federico Mazza. Una finta e poi sacca. Realizza. Meno due. Cassano accorcia. Pereira. Bardi. Tabanghè. Mezzo finta. Oh mamma. Gran gol di Tabanghè, sì, perché si è alzato indisturbato, quindi qualche pecca da difesa, ma poi si può dire anche un colpicino di fortuna, sì, secondo me questa volta c'è stato, prende la traversa piena, poi va sulla schiena di Moncia e rientra in porta, un'elevazione incredibile, però il gesto tecnico era sicuramente da apprezzare, anche la potenza, perché comunque la palla è stata scagliata in maniera veramente veemente. Tanto in campo anche la Bruna Mazza, terzino destro, uno contro Mazza, si libera, cioè viene 9 fermato, 9 metri, voleva qualcosa in più Federico, ma l'arbitro fa segno, dai, cosa vuoi, 9 metri, gioca. Sono d'accordo con gli arbitri in questo caso. Attacca Cassano, Mazza, cambia di posto con Jesmerovic, esce Dorio, la Bruna, Mazza, incrocio con Jesmerovic, potrebbe tentare un tiro incrociato, ed eccolo qua al 19° minuto del primo tempo, primo gol italiano per Nicola Jesmerovic. Va bene, Jesmerovic. Essendo di doppia nazionalità italiana e serbe, ci viene normale leggerla alla slava, però ci ha fatto notare che il suo cognome di origine è russa, quindi preferisce la pronuncia russa, noi ci proviamo. Mi impegno. Ci entrerà in testa prima o poi. Attacca Sassari con Bardi, esce a Lilkovic. Pereira, attenzione, occhio a Tabanghè, ancora questa volta Monciardini, si oppone Moncia. Recupera Mazza, poi contropiede per Banca e mamma gol. Mia, ha saltato dritto per dritto su Spanu, per un momento ho avuto un mancamento, però l'ha insaccata Branca, meno uno. Bella azione di contropiede, perché Branca partiva dalla posizione di primo destro, invece per eludere il ritorno difensivo del Sassari è tagliato per tutto il campo, andando a raggiungere il passaggio di Mazza e trasformare, meno uno.
Sassari. Bardi, scarico per Tabanghe, palla Nardin. Anzi no, credo che sia il numero Bomboy, 17, pardon. Bomboy che è entrato prima, esatto, quindi numero 17. Subito dall'altra parte Cassano, Jesmerovic! Oh, grande parata Spano, di Spano, era già allungato dalla parte opposta, ma col bacio di richiamo riesce a opporsi. Sassari che corre però, è già dall'altra parte, Tabanghe si alza Alinkovic. Per Alinkovic, 7 metri. Giustamente, giusto. 7 metri, sì, è stato trattenuto. Se non l'avessero fatto tirare chiudendo il braccio di tiro, era anche 9 metri, però è riuscito però era, a girarsi. Erano due, quindi, cioè, poi c'è stata anche una evidente maglietta tirata, quindi nulla, direi che 7 metri, anzi, tutta vita. Ci poteva anche stare una sanzione disciplinare al giocatore, quindi... E va a realizzare Tabanghe, 7 metri. Sassari che si riporta a più 3. Sassari sta correndo molto, sta giocando molto bene in velocità. Questo gli va riconosciuto. Beh, ma una bella partita perché ha 21 minuti, 19 gol. Non sono pochi. Ritmi abbastanza alti, ci sono delle accelerazioni. Però Sassari sta sfruttando molto, molto bene la prima e seconda fase, mettendo un po' in difficoltà i nostri. Mazza, crocia con la Bruna. Jesmerovic. Mazza, ancora uno contro uno, risale Banca, ancora giro palla per il Cassano. Mazza, finta di tiro, poi tira sotto mano, Spano ancora però. Si oppone Spano. Bardi. Può ripartire, attenzione Sassari. Ha capito. Bravo, tutto questa volta Banca. Poi elude Alinkovic. Deve andare più veloce, bravo! Bravo ad eludere l'intervento difensivo estremo di Alinkovic. Che era un po' in ritardo sulla sua seconda fase, quindi si è trovato in posizione difensiva ottima, ma la velocità di Banca era troppo superiore alla sua. Quello sicuro, però l'esperienza di Alinkovic di riuscire a portare Branca alla fine del campo senza commettere fallo, e poi bravo Branca a segnare da là, cosa devi fare? Ha reso il lavoro a Branca più difficile possibile per aiutare il proprio portiere, poi Branca ha segnato da là, bravo lui. Anche perché a quel punto se lo toccava era rigore due minuti esatto. Giustamente ha fatto la miglior cosa che poteva fare, sperando in un errore dell'avversario. Bardi, grande passaggio di Bardi, errore della difesa, ma Bardi stava già pensando ad altro, ma con la coda dell'occhio ha visto Bomboy. Bomboy, sì, perché Alinkovic dopo l'azione prima ha chiesto un cambio per prendere fiato, quindi era Bomboy in posizione di pivot. No, grande tagliato, grande apertura di Bardi. Sì. Sempre tre le reti da recuperare per il Cassano. Adesso c'è qualche cambio nella squadra del Sassari. È entrato Bargelli, e vedo Pereira uscito ed è rientrato anche Guerin al posto di Alinkovic. Va dentro Visentin, bella palla di Jesmerovic per Visentin con qualche difficoltà, sì, esatto, ma in sacca. Si rifà dell'ora di prima, quindi trova il compagno con un bel passaggio smarcante. Seconda fase. E non se lo fa ripetere due volte Giacomo Visentin. Attenzione, siamo già alla parte opposta, però torniamo in cronaca. Tabanghe viene fermato in maniera fallosa. Sassari che continua a correre, anche se la seconda fase si ferma, vanno in terza fase anche con difesa schierata, quindi proprio non si fermano mai. Continuano intanto le indicazioni che arrivano dalla panchina del Sassari. Bargelli in posizione di pivot, quindi fuori Alinkovic a prendere fiato. Mentre è rientrato anche Kerin a terzino destro. Esatto. Bargelli, gira palla Sassari a cercare tiro bello. Da fuori. Grande. Doppia parata di Moncia, bellissima. Poi c'è una spinta sul rimbalzo. Si oppone due volte a Kerin, poi Cassano che riparte. Mazza uno contro uno. E ha cercato un passaggio. Un no look su Dorio però. Palla leggermente larga, quindi a quel punto l'arbitro che stava concedendo il vantaggio fischia 9 metri. Se la palla arrivava era giustissimo, poi la palla non è arrivata e quindi 9 metri. La Bruna in centro. Gira palla Jesmerovic, la Bruna. Mazza, Jesmerovic, mazza, esce Dorio. Arriva la Bruna, può puntare uno contro uno. Bargelli lo salta e in sacca da 8 metri.
Meno uno Cassano, riparte però subito dall'altra parte Sassari. Ha fiutato l'avversario, l'ha puntato e l'ha superato con 1-2 secco. Posso dire che mi piace molto questa cosa che fa il Sassari, che in base a dove il pivot passa la palla, dalla rimessa dal centro, l'ala opposta va a fare superiorità numerica dall'altra parte. Eh sì, Sassari... È già 2-3 volte che Bronzo parte da destra e arriva tra terzino sinistro e centrale a creare superiorità numerica a sinistra. Molto ben schierato da Luigi Passino, mi ha detto, ritornato in panchina durante la sosta invernale e ha già ripreso in mano le redini della sua squadra. Grande rooster è quello a disposizione della squadra sarda, però bisogna anche poi metterli in campo con logica e per ottenere dei risultati. Sembra aver trovato la strada giusta coach Passino. Sta mettendo in grossa difficoltà il Cassano, che però da par suo sta giocando comunque alla pari con una squadra sicuramente ben più quotata, quindi buono questo primo tempo, partita gradevole, bella da vedere, bella anche da raccontarvi, speriamo in maniera degna. Noi ci proviamo, non siamo professionisti. Tanto time out è proprio chiamato da Passino, quindi ancora vuole migliorare le cose, non è soddisfattissimo di quello che sta vedendo in campo, ho cercato di portare ulteriori migliorie, vediamo se c'è anche qualche rotazione, no? Mi sembrano più o meno... Il set che ho allora mi arrivano suggerimenti che si pronuncia Jezdimirovic. Arrivano da persona fidata, arrivano suggerimenti che si dice Jezdimirovic. Va bene. Ringraziamo la persona fidata che ci sta ascoltando e abbiamo mandato un messaggio con la pronuncia il corretta. Buon Sasha. Esatto, proprio lui. Jezdimirovic. Tanto riprende il gioco con Sassari in attacco. Attenzione a Bronzo, posizione centrale, poi scarica doppio pivot. Dabanghe si alza da fuori, Kerin, buona la difesa, buono il lavoro difensivo del caso a questa. Attenzione però a questa palla vagante, ha peccato, grande lavoro, ma sulla prima respinta di Moncia non c'è stata possibilità, era sicuramente in vantaggio di posizione Bomboi sulla traiettoria della palla, peccato. Però grande lavoro della nostra difesa, sta lavorando bene, poi un pizzico di sfortuna. Riparte Cassano in attacco, la Bruna, Jezdimirovic e Mazza i terzini. Mazza cambia di posto con la Bruna, esce Dorio, si va da Jezdimirovic, Mazza uno contro uno scarica per lo stesso Jezdimirovic, poi palla a Visentin. Mamma che parata di Spanu. Eh sì, grande, mamma mia, grande parata di Marco Spanu. Attenzione, siamo già alla parte opposta, però Kerin, ma non prende il palo, prende poi il piede palo di Moncia, ma la palla va fuori questa volta. Non ho visto mai, c'è stata anche una deviazione di Moncia. Sì, sì, l'ha presa col piede dopo il palo, no, ma no, ma è anche uscito. Prima anche del con la mano mi sembra una leggera deviazione, non sono sicurissimo, ma mi sembra che ci sia stato un allargamento della traiettoria. Comunque io non sono mai stato portiere, ma secondo me la parata in precedenza di Spanu non è una roba così facile. Assolutamente no, te lo secondo posso me dire che qualche partite mezze pali pure in maniera, esatto, modesta e indegna l'ho fatta. Tacca Cassano. Cassano a metà campo con la Bruna, poi punta ancora Bargelli come prima, bomba di la Bruna, corre Sassari subito, ancora Bronzo ha preso le misure a Bargelli, la Bruna e per la seconda volta consecutiva adesso ancora un bel tentativo di Tabanghe di scaricare a Bargelli, poi si lotta Mazza, sulla ma... palla, ma Mazza nel momento in cui era recuperato il pallone l'area, era dentro l'area, quindi ritorno attacca Sassari, esatto, fuori Bargelli, dentro di nuovo Alilkovic. 12-13, 3 minuti alla fine del primo tempo, una bella partita, mi sbilancio, lo dico, bella partita divertente, apprezzabile, molto ritmi molto alti, quindi sicuramente una buona palamano. Tabanghe, Querin, finta tiro, Bardi, bella lungazione, poi Bronzo, scarico per Bronzo, bellissimo, bellissimo. Appunto l'angolo di tiro molto largo, bella azione ancora una volta costruita da Sassari, prova a rispondere Cassano con rimessa veloce, la Bruna, Mazza lascia sul posto, no, peccato, ancora Spanu,
Jasmini Jurovic, ma ancora una volta Spano si oppone. Che palletta di Mazza. Poi Bronzo lamenta qualcosa. Sì, ce l'aveva con Mazza. Nel momento in cui ha ruotato su se stesso per liberarsi, lamentava un gomito troppo alto che l'abbia colpito al volto. I due stanno tentando di chiarirsi, ma non mi sembra ci sono riusciti. Credo che Mazza non abbia neanche visto l'arrivo di Bronzo. Quindi... Però, voglio dire, cose che capitano, ragazzi. Credo che il doppio pivot, Ljiljković, poi palla sporcata da Branca. Riparte Sassari, ma attenzione, chiamate di passivo. Pereira, prova da fuori, interviene Moncia. La Bruna arriva lungo sul recupero e Bardi ne approfitta. Cambio di direzione, si infila tra Dorio e la Bruna e realizza. Quindicesima rete, dicevo. Peccato, siamo un pelino sfortunati sulle respinte di Moncia, perché già 2/3 volte il nostro portiere si oppone, ma la palla torna senza colpo, perché è proprio sulla traiettoria della respinta e quando è così c'è poco non da fare. Nulla. Comunque dicevo che chiunque ha giocato a palla mano almeno una partita, una gomitata o una botta l'ha presa per forza, perché è proprio quasi matematica. Sì, tanto attacca di contatto stretto, è inevitabile. Pensa che anche i portieri li prendono. Yes, Dimirovic incrocia ancora. 13 per Cassano, messo veloce. Bronzo, siamo nell'ultimo minuto di gioco. Viene fermato da Visentin. Ljiljković lamenta qualcosa con l'arbitro, non capisco che cosa, però l'arbitro dice no, è 9 metri. Si prenderà con 9 metri, 20 secondi all'intervallo, esatto. Quindi possibilità per il Sassari di andare a riposo sul più 3, 15-13 il punteggio fino a questo momento, vediamo come si concluderà quest'ultima azione. Tabanghe finta, poi sfondamento. Si può correre, palla mancano Cassano, 5 secondi. Vediamo, ci deve essere un tiro da fuori. Ci prova la Bruna. La ferma Spano sulla porta, ma Spano ovviamente può gestire abbastanza agevolmente. Quindi Cassano che riesce a impedire a Sassa di allungare. Si va a riposo su punteggio di 13-15. Noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci troviamo qua dal TAC. Fa una decina di minuti, a fra poco. Ciao!
Eccoci qua, bentornati a Palattacca per il secondo tempo della prima giornata di ritorno che vede sfidarsi Cassano e Raymond Sassari. Primo tempo che si è chiuso col punteggio di 13-15 in favore degli ospiti. Una bella partita, molto veloce. Tanto mi raggiungono i colleghi. Parlate che c'è un fiatone. Eccoci qua, pronti per questo avvincente secondo tempo, perché se rispecchia l'andamento del primo sicuramente ci divertiremo ancora. Possesso palla per il Sassari in questa seconda partita di gioco. Punteggio, ricordiamo, Sassari 15, Castel Magnago 13. Sì, l'ho detto, ma avevo il fiatone, quindi parlavo così. In apnea. Ah, esatto. Diciamo che la ripresa del gioco ci ha colto leggermente impreparati. No, anche perché non sono passati 10 minuti, esatto. Mai proprio. Infatti ora gli arbitri stanno aspettando ancora qualche istante, ci ha fatto fare le schede. Vabbè, però si è chiamata la sirena. Non vale. E loro sono in campo, lo spogliatoio è lì a, saranno 25 metri. Noi dobbiamo salire le scale, tutto se suoni la sirena partiamo. Eccoci qua, infatti. Pronti via, secondo tempo della prima giornata di ritorno, Serie A Beretta. Quando la palla attacca. Io vado con il cronometro va avanti da 30, quindi vado anche io avanti da 30. Va bene. Non lo so. Va bene, intanto parte. Magari per evitare il warning lo mettiamo normale. Basta feste. Cosa devo fare con Teio? Alilković ruba palla. Bravo Branca, non c'è palla, Alilković può andare. Branca, bravo. Tanto Mazza dice dai. Cassano accorcia a distanze, bravo Branca a anticipare quel pallone, poi probabilmente in molti giocatori del Sassari aspettavano un fischio arbitrale che però non c'è stato, quindi Filippo a quel punto se n'è andato via solo Soletto. Accorcia a distanze, 14-15. Tacca la Raymond con Tabanghe, Bardi prova sotto mano, mamma, Moncia viene Moncia in spaccata, buona l'intuizione di Bardi, che buona anche l'esecuzione perché il tiro era ben indirizzato all'angolino basso, ma altrettanto bella la risposta di Luca Monciardini in spaccata. Posso sbilanciarmi, ripeto, io non ho mai giocato portiere, non sono un esperto, però i portieri oggi sono ben presenti in questa partita. Spano, sia da una parte Spano che da il primo tempo degli ottimi interventi, anche Luca, poi è stato sfortunato sulle respinte perché molte sue parate sono state vanificate da giocatori Sassari che hanno ribattuto in tapin essendo più lesti a cogliere la respinta. Però sicuramente protagonisti entrambi della prima fase di gioco e lo saranno sicuramente anche in questi secondi 30 minuti. Sicuramente. Tanto Cassano in campo con Salvati, Lazzari e Mazza in questo momento, i tre terzini Lazzari. E confermatissimi Visentin e adesso Branca forse. Anzi no, all'ala sinistra abbiamo Stefano Bassanese in questo secondo fase di gioco. Cambio. Invece a destra ha confermato Filippo Branca. Tanto però siamo già dalla parte opposta, palla per Bronzo e va sul secondo non palo. Sbaglia, non prova sbaglia ad allargarsi Luca, ma nulla può. Troppo angolo di tiro per un giocatore esperto come Umberto Bronzo. Cassano che ha nuovamente due reti da recuperare, quindi sempre l'inseguimento, a parte la prima rete del match, poi per il Cassano è stato un continuo inseguimento, qualche volta riuscito a raggiungere il pareggio su 5 pari, ci sembra di ricordare, però sempre il Sassari avanti fino a un massimo vantaggio di più 3. Ed ora bella palla di Mazza in versione assist man per Mattia Dorio, che non si fa piegare due volte a trasformarla in una nuova rete. La 15ª per l'esattezza. Questo è il terzo coniglio dal cilindro che tira fuori oggi Mazza. Dopo il tiro quello nel primo tempo, il passaggio nel primo tempo sempre ad Orio. Questo è il terzo suo coniglio dal cilindro. O ciniglio. No, lasciamo stare. Federico che è sempre nelle parti alte della classifica dei marcatori, però ottime le sue qualità anche nel vedere servire i compagni.
Ed ora risponde con altrettanta classe Leonardo Facundo Querin. Gran gol del mancino sassarese. Nonostante Moncia abbia toccato col manone, ma palla il terzino potente e precisa, esatto. Quindi nulla ci ha tentato Luca, ma non è riuscito questa volta nell'intento di stoppare il pallone. Esatto. Sassari che si rimane a più due. Adesso attacca Cassano, esce Dorio, mazza uno contro uno su Querin. Quasi si lotta, si lotta. Sì. 9 metri semplice per gli arbitri. Non è stato lesto Dorio a occupare lo spazio lasciato vuoto da Querin, perché altrimenti sarebbe stato un altro assist. Ed ora mazza. Oh, trova l'angolino. Ancora una volta bravo a saltare, aspettare il movimento a muro e deludere l'intervento in extremis di Querin, insaccare a palla in fondo al sacco. Attenzione, Tabanghè, mamma mia, è andato su. Ha un'esplosività di gambe spettacolare. Kerubin Tabanghè, ragazzi, giocatore del Gabon, ricordiamo. Arriva alle stelle quasi. Sì, non è altissimo. Non è che è piccolo, però. 1,85-1,90 esatto. Però ha un differenziale di elevazione spettacolare. E poi soprattutto un tempo di volo. Bravo Salvati qua. Ingenuità di Matteo Bomboi, che stava cercando di salire in palleggio, non ha gestito benissimo un rimbalzo. Salvati lesto. Sì, credo che se non l'avesse presa Salvati sarebbe stata doppia, perché c'era stato appunto qualche difficoltà. Però bravo Ivan. Carpe Diem ha visto una palla vagante a mezzo centimetro da sé e l'ha raccolta con le unghie, con i denti. Cassano che ora attacca per il pareggio, quindi vediamo se si riesce a chiudere questa lunga rincorsa. Lazzari, l'ultima parità credo sul 9 pari nel primo tempo, se non ricordo male. Può darsi. Salvati. Mazza da fuori, bomba! Questa volta nulla può Spano, è rimasto attonito. Altro coniglio. Tiro in doppio appoggio improvviso, non ha lasciato scampo. Ma che bello, bellissimo. Aliković ha preso più botte in questa azione che negli altri 35 minuti. Grande palla anche in questo caso di Tabanghè, quindi va giustamente Aliković a ringraziare il compagno, perché grande pallone. Poi lui da par suo ha lottato, l'ha difeso con i denti, si è girato e insaccato, ma niente da dire. Ancora un bell'assist di Kerubin Tabanghè. Ci piace questo giocatore, non abbiamo nascosto che ci piace Tabanghè. No, assolutamente no. Proprio. Ma perché lo devo nascondere? Cioè, nel senso. Ma dico, non abbiamo mai fatto notare. Elevazione, passaggio, tiro, tutto. Non ho capito. Cioè. Difende anche. Cioè. Intanto un altro da far notare, che è Umberto Bronzo, che recupera la palla per il Sassari. E poi sembrava averla recuperata Branca, mi sembra, però in maniera fallosa. Quindi no, non era Branca, no, Mazza era. O Mazza, sì. Tentativo di recupero, però l'arbitro gli fa fallosa. Segno, gli hai tirato la maglietta. Sì. C'è stato anche la sanzione 2 minuti su Federico. Sinceramente non ho guardato l'azione, quindi non dico assolutamente no. Riprende il gioco. Riprende il gioco con Sassari avanti di un gol, ma soprattutto in superiorità numerica, quantomeno in attacco. Poi vediamo se, come nel primo tempo, Cassano opterà per l'extra player, portando fuori in panchina il proprio portiere. Intanto gustiamoci questo attacco del Sassari, cercando di vedere se i nostri ragazzi riusciranno a opporsi in qualche modo. Bronzo, no? Trova il gol sul primo palo, cambia il palo questa volta. Azione da manuale, scarico terzino all'opposta e a questo punto Bronzo va a tirare con molto angolo. Moncia ha deciso di colpire il secondo questa volta, quindi bravo Umberto a chiudere sul primo palo e a insaccare. Più due Sassari, Cassano che come previsto gioca con extra player, 6 giocatori in movimento e porta vuota. Dentro di nuovo Jasmirović, Dorio, Salvati, Lazzari, ancora Nicola, Lazzari, va in uno contro uno, Salvati, finta, rientra. Bellissimo, bello! Gran gol di Ivan Salvati. Che collino! Maniera caparbia Ivan, va a mettersi nell'angolo.
sono andato a riascoltare la pronuncia corretta. Attenzione, Tabanghe, Kerin, scarico per Alikovic che ancora una volta si gira, ma questa volta si oppone a Monciardini. La palla ancora una volta non viene recuperata dai nostri giocatori, ma quantomeno neanche dagli avversari, quindi si perde in fallo laterale. Sassari che rimane in attacco, ma deve ricostruire un'altra azione per poter arrivare al tiro. Tabanghe, Kerin, difesa, chiaramente c'è ancora l'uomo in meno, quindi bravi i giocatori ospiti a trovare il varco giusto, a far muovere la difesa, e poi un giocatore in più ce l'hanno e da qualche parte qualcuno deve essere libero. Peccato, perché stava per scadere la superiorità numerica, mancavano pochi secondi, ma in estremis Sassari si riporta più due e nel frattempo è rientrato Mazza. E c'è stata anche una sostituzione nel file del Sassari, quindi vediamo a difendere i pali Leban in questo momento, non più Marco Spano, ma Alessandro Leban, numero 16 della squadra sarda. Mazza da Mazza fuori, che va subito a lungo assaggiare se Leban ha fatto o no un buon riscaldamento, e pare che non fosse prontissimo. Palla non semplice da parare, no, ovviamente, anzi indirizzata neanche all'angolino. Siccome i due centrali di difesa del Sassari sono piccolini, non so neanche se Leban l'abbia vista partire, sì. Quindi diciamo non sì. Era facile. Hai il vantaggio che murano molti palloni, però sicuro. Lo svantaggio è che quando la palla passa in mezzo a loro i portieri se la vedono sbucare, quando ahimè, all'ultimo, esatto, è quasi impossibile avere il tempo di reazione non sufficiente. È intanto Tabanghe cercato Bargelli, trova il gol sopra le mani di Monciardini. Sassari che risponde colpo su colpo, Cassano deve inseguire, non lascia un attimo di respiro la squadra di Passino. Mazza va da salvati, poi si ferma l'azione, si va in quarta fase con anche il cambio attacco difesa tra Kabir e Lazzari, proprio numero 14 in posizione di centrale. Tanto se vedete qualche movimento esterno al campo, ricordiamo che a seguire ci sarà anche la partita della 1 femminile. Intanto si ripete salvati. Dicevamo, a seguire le nostre ragazze ospiteranno la Libest Mestrino, quindi doppio spettacolo qua per l'attacca quest'oggi. Siamo a due terzi di gara, Cassano è sempre lì, sta giocando comunque alla pari con una delle formazioni più quotate, più accreditate per l'accesso, esatto, alle Final Four. Bro. Tabanghe taglia Bargelli, Bardi finta il tiro, poi va da Bronzo tagliando il campo, Kerin, Tabanghe, Usman Kabir, bravo a interrompere, stava prendendo ritmo, giro di palla del Sassari, quindi bravo Bardi, murato credo da Kabir, ma c'erano anche le mani di Esdimirovic. In coppia hanno murato questo tiro, quindi difesa Cassano che sta salendo, sta cominciando a mettere pressione, infatti passivo, siamo passivo. Sotto passivo Tabanghe, questa volta fallo, però fallo, perde fallo. Palla, ma c'è stato ancora Kabir a disturbare, quindi non si prende 9 metri. Difesa a Cassano che sta salendo, siamo ancora sotto passivo. Bardi scarica per Kerin, Mazza ancora, però adesso ne manca uno o due passaggi, non di più. Kerin prova a tiro, Mazza ancora deviato. Vabbè, adesso chiaramente tanto lo sappiamo che quando succedono queste cose alla fine il risultato è sempre uno solo. Infatti distrazione, peccato, perché è la grande legge di Murphy, grande difesa, ma questa volta distratti, passaggio lungo dalla rimessa dell'angolo al terzino opposto, ingenuità. Vabbè, questo diciamo invece già tante volte quest'anno è il rovescio della medaglia quando giochi con una formazione molto giovane, questi piccoli errorini ci stanno, ma sono anche perdonabilissimi. No, ma questa è la nota legge di Marvin, no, stoppi e alla fine segnano. Ma va bene, intanto riparte Cassano, branca dalla destra, io in sacca, meno uno ancora, ma Cassano non si arrende. 12 minuti del secondo tempo, meno uno, partita bellissima. Bellissima partita quella tra Cassano e Sassari, e mancano ancora 18 minuti alla fine.
Sassari ha provato qualche volta a allungare, c'è stato anche un più 3 con una palla del più 4 al finale del primo tempo, ma Cassano è sempre lì. Partita ancora Tabang, in equilibrio, area. Sì, viene segnato un gol volante, ma Poi Moncia butta via il pallone, Guerin e questa volta la insacca e riporta più 2 Sassari. Moncia, guarda, vabbè, di tutto un ragazzo onestissimo, perché ovviamente si accusa dell'errore. Secondo me Moncia non si è accorto che l'arbitro aveva annullato il gol, perché il suo passaggio era per una rimessa era dal al centro. Sì. Non si è accorto che invece l'arbitro aveva fischiato invasione di Potresti Kerin. Aver ragione. Sì, sì. Potresti aver ragione. Si è girato e ha passato occhi chiusi a un pivot che lì non c'era. Forse il fischio dell'arbitro è stato leggermente prolungato, quindi magari sembravano 2. Sì, potresti aver ragione. Comunque si è accorto subito dell'errore, chiedendo scusa. Va bene. 23-21 in favore di Sassari. Taccamazza 1-1 con Bronzo, Cipo, Salvati, risale Branca. Torna da Lazzari, mazza, va via 1-1. Poi scivola, peccato. Non c'è fallo di di Bonzo, ma gli era andato via, ma poi è scivolato. Sì, c'era un disturbo di Bonzo, certo. Ma sicuramente non era. Time out Cassano. Sì, diciamo che i due si sono trovati corpo a corpo diverse volte. Stanno facendo un po' fatica a trovare l'accordo fra di loro, continuano a discutere, batti beccare, però in questo caso non me la sento di dire che Umberto Bonzo abbia fatto un intervento normale, poi su uno contro uno piede appoggio leggermente scivolato, quindi 9 metri, 9 ma metri nulla più. Tutta la vita, sì, no, assolutamente. Non credo ci fosse neanche il bisogno di discuterne. Sì, c'era qualche protesta di Federico, ma lui stesso in transagonistica non si è reso conto che era più scivolato da solo di quello che era la spinta. Ma credo che chiunque cerca sempre di portare l'acqua al suo mulino, quindi assolutamente. Secondo time out per Davide Colez, che sicuramente deve registrare una buona prestazione dei suoi, però adesso, proprio perché l'appetito viene mangiando, magari prova a fare qualcosa in più. Ricordiamo, la differenza in classifica tra le due squadre è decisamente tanta, la differenza anche di Russo a disposizione è altrettanto notevole, però Cassano sta giocando. Squadre che rientrano in campo. Doppio pivot in questo momento, quantomeno vediamo in campo sia Kabir che Dorio. Ah, extra play, attenzione, Cassano gioca con 7 uomini in movimento. Questa è l'evoluzione tattica di Davide Colez. Infatti stavo guardando a quale giocatore mancasse per schierare 2 pivot. Dico, terzini ci sono, gli altri ci sono. A questo punto il tuo dubbio che mancasse Monciardini, così è così. 7 giocatori in movimento. Mazza, Salvati, rischia i passi. Lazzari, soprattutto ancora. È previsto che qualcuno a un certo punto debba uscire. Mazza, Salvati, prova sotto mano, sotto le gambe di Leban. La porta è vuota, attenzione Monciardini. Riesce a rientrare, annulla. Ha buttato un occhio a Lilkovic per un attimo. Gli è balenata l'idea di provare, poi ha visto l'omba verde di Monciardini che stava rientrando, non se l'è sentita, ha preferito giocare normale, tra virgolette. Cassano che comunque ha sfruttato la superiorità numerica per accorciare la distanza, 22-23. Noi siamo quasi a 3/4 di gioco in questo momento, 45esimo minuto. Bronzo 1-1, Tabangé, Pardi. Cambia di passo con Kerin, finta di tiro, Tabangé, mamma, c'è stato uno scontro, ragazzi, tipo scontro tipo sì, perché, diciamo, nucleare. Kabir è uscito un po' basso, incassato, quindi ha preso il colpo sulla nuca, sì. E però ha anche rischiato Tabangé, perché ha perso l'equilibrio, quindi era in elevazione, ha rischiato di farsi male cadere, quindi scontro fortuito 3-2. Per fortuna nessuno dei due si è fatto male, questa è la cosa più importante. Fine improvviso di Bonzo, questa volta la fortuna aiuta Moncia, perché non ci sembrava in grado di intervenire, ma palla si stampa sul palo, poi contropiede di Mazza che viene spinto al momento del tiro. Vediamo quali sono le decisioni dell'arbitro, e c'è un 2 minuti a numero 8 Kerin.
che ha spinto Mazza quando era già in elevazione. Questo non si può fare. Sì, sicuramente il due minuti è per il secondo contatto, perché il primo, vabbè, era in ritardo, ma era, non c'era niente di che. Secondo adesso contatto vediamo Cassano in elevazione, che sta giocando con ancora con l'extra play, però con sette giocatori in movimento, però essendo il Sassari in inferiorità numerica non vale la pena prendersi questo rischio, c'è già superiorità numerica, conviene accontentarsi, sì, di giocare con un solo uomo in più, ma avere un qualcuno, sì, che possa difendere i propri pari, diciamo, no? Che me la sento di consigliarla, sì, così concordo, eh? Cioè, no, nel senso, vero che sei sotto, però va bene, che bisogna, cioè, essere coraggiosi, però no, sei, più che altro sei sotto, quindi devi segnare per forza, sì, diciamo che se sei agli ultimi 15 secondi di partita, un gol in meno da recuperare, vabbè, giochi, okay, anche con due, sì, gol in più, però allora andiamo all'estremismo, non mi sembra il caso. Palla deviata, quindi sarà rimessa dall'angolo. Quando ho visto Filippo che non la prendeva, sì, ho però detto, mi è sembrato troppo convinto di lasciarla passare. Io la deviazione non l'ho vista, giuro. Però. Attenzione a passivo, salvati. Lazzari Mazz. Una finta di passaggio al pivot. E va in penetrazione Lazzari. Lazzari. Attenzione, perché ci guadagna 9 il tiro del 7 metri, ma soprattutto porta la sanzione a. Credo un altro giocatore, mi sembra a Bardi, credo. No, sta uscendo Nardin, quindi due minuti a Nardin almeno, penso mi ha ingannato Tabanghe, perché è andato a prendere, penso Tabanghe, sì, Tabanghe, sembrava Tabanghe, sì, su Tabanghe, e anche due cartino giallo alla panchina, sì, quindi. Esatto, Mazza contro Leban. Realizza Mazza, il gol del pareggio. Attenzione, perché adesso Cassano ha concluso la rincorsa, 23 pari, ma soprattutto potrà giocare un minuto in doppia superiorità numerica e poi un altro minuto in superiorità numerica sempre. Quindi può essere, speriamo, la svolta del match. Infatti arriva timeout immediatamente. Luigi Passino deve cercare di gestire quantomeno l'emergenza per forza incombente, che adesso deve affrontare questo attacco in doppia superiorità numerica. Probabilmente una difesa in doppia inferiorità numerica e poi comunque avrà ancora un minuto di inferiorità numerica sempre, quindi sicuramente i prossimi due minuti saranno importantissimi per il Sassari, che sta subendo il rientro del, quindi sicuramente una fase positiva del Cassano che il Sassari deve gestire in maniera intelligente per non andare completamente fuori giri. E infatti un allenatore esperto come Luigi Passino subito ha chiamato il time out che aveva a disposizione per dare indicazioni chiare e precise. Cioè, oltre al fatto che Cassano stava ritornando in pareggio, data anche la superiorità numerica, certo, però comunque si stava rifacendo sotto, in più le due espulsioni momentanee hanno aggravato una situazione, esatto, che comunque già vedeva, già era grave, e questa cosa si è aggravata ancora di più, già vedeva Cassano, sì, in una fase positiva mentre c'era una fase negativa per la squadra sana, quindi è andata ad aggravare una situazione già difficile, quindi per quello adesso il Sassari deve quantomeno cercare di limitare i danni per i prossimi due minuti. Adesso il Sassari e poi potrà deve girare la palla fino al passivo e trovare un'azione in sei passaggi, perché non può. Deve far passare più tempo possibile avendone due. Poi soprattutto espulsi. I due uomini fuori sono quelli che erano in questa fase, erano quelli che stavano giocando meglio, che erano Kerin e Tabanghe, quindi uno sono anche i due terzini, quindi adesso dove chiaramente ha un russo a disposizione che può sopperire tranquillamente adesso. Infatti è già entrato Pereira. Dentro Pereira, ma altrettanto ovvia la marcatura uomo di Bassanese su indicazione, certo, di Colez. Sicuramente. Bardi. Bronzo risale ad aiutare. Alikovic gioca fuori, poi taglia la posizione di pivot. Attenzione, Nardin va a cercare, va a cercare contatto, sì, ma accentuato un po' nel tentativo di far partire delle sanzioni anche a carico degli Amarante, però ci sta, nulla ci di sta fatto. Attenzione, ancora gira palla Sassari, arriva passivo 1-2. Bronzo risale, Bronzo prova a tiro, Monciardini attento, respinge Moncia, palla recuperata da Mazza, alza lo sguardo, vede se c'è possibilità di contropiede, ma preferisce di no, quindi Cassano che attacca, attenzione perché fa qualche secondo entrerà un giocatore del Sassari, quindi attenzione agli indiani che rubano palla, ecco, era Lazzari, bravissimo, ovviamente Alberto Lazzari, due uomini in meno, non poteva, certo, essere ottimale la copertura. Però Luca, a questo punto il Sassari è rimasto in attacco
tantissimo tempo, perché c'è un'espulsione per 30 secondi in questo momento, quindi probabilmente se gestiranno un'altra volta bene la palla l'uomo mancante rientrerà in campo, sì, sì, quando loro saranno ancora in attacco. Era difficile chiudere senza subire reti, però diciamo l'obiettivo era limitare i danni, esatto. Stanno avanti di uno, ma direi ancora che un gol 10 secondi sta. Poi si torna alla normalità. Attenzione, Pereira fuori. Che bombina, abbiamo ragazzi, detto che bombina. Sicuramente il Rooster è in grado di gestire al meglio questa doppia infinità numerica, lo ha fatto subendo un parziale di 2-1, però il primo gol era anche sul rigore successivo al fallo, sì, direi gestita alla grande da parte della squadra ospite. Rientrato tre palle anche Marco Spano, quindi sta avvicendando i suoi portieri, Luigi Passino, Cassano che attacca per il vantaggio in parità numerica dopo essere stato avanti 24-23 qualche istante fa. Lazzari uno contro uno su Kerin, riesce a dietro. Poi attenzione perché siamo già sotto chiamata di passivo, quindi troppo lungo questo attacco del Cassano ed ora bisogna stringere i tempi. Salvati, finta di incrocio, è stato fermato in maniera fallosa, sì. Però siamo sempre sotto passivo, quindi non so quanti passaggi sono, mi sa che ne manca uno. Tiro murato, quindi ancora rimessa dall'angolo, ma sempre passivo, quindi credo che i passaggi siano finiti, quindi ci sarà un passaggio, poi qualcuno dovrà tirare. Vediamo se lo fa Gnesmerovic, provato da fuori, ma palla sopra la traversa, attenzione, parte Sassari, seconda fase. Bardi, Pereira in due vanno, mamma mia. Guerin su Dorio. Sì. Riesce a eluderne la posizione e poi in caduta va ad allungare, quindi nuovamente avanti Sassari. Guerin si è visto che aveva già addocchiato lo spazio alla sua destra, finta di andare a sinistra e poi si butta dentro e 25-24 Sassari. 10 al termine in questo momento. E ragazzi, è partito. Tira palla con Kabir. Salvati, uno contro uno su Pereira, ma gli prende il tempo. Mamma mia, ho sentito male io per lui. Salvati, Lazzari, risale Branca, incrocia con Mazza, tiro! Deviato Spanu, poi la trova davanti. Spanu, perché rischiava di essere ingannato dalla deviazione dei propri compagni. Sì. Riuscito con un ottimo riflesso a intervenire col piede. Se l'è trovata davanti dopo la deviazione del muro, però è riuscita a impedire che varcasse la linea, quindi Sassari che rimane più uno, sempre Bardi a organizzare. Chiama schema, Pereira, Bardi, Guerin, Pereira incrocia con Guerin, va su, scarica ancora per Bardi, lungo attacco. Oh, trova Bronzo, salta sicuro e infatti e realizza. Prende il gioco Mazza, siamo già dalla parte opposta. Yezdimirovic cioè, in fermato con le buone e chi con è? Le Alikovic. Cattive. Sì, Alikovic era autore del fallo. Un po' di turnover per Golez, visto Mazza un po' stanco, quindi dentro la Bruna. Beh, che stanno in campo praticamente con un under 21 in pratica, quindi sì. Sì, la Bruna, Salvati e Cippo. Togli Dorio. Dorio che, vabbè, sì, è un under 22, non 21, va bene. Anche Branca e Bassanese sono poco più grandi. L'unico, diciamo, Signores puro e stagionato e Mocciardini in porta. Protesta 2 minuti di per Alikovic. E poi comunque va chiarissimo. È il discorso che facevo nel primo tempo, no? Questa netta differenza di fisicità e atletismo. Sì. Probabilmente la spinta di Alikovic non era cattiva, no, però fatta su una persona del suo fisico lo sposta indietro di mezzo passo. Fatta, diciamo, su Alberto Lazzari lo lancia via. Diciamo, giocatori con questa esperienza devono capire che un fallo fatto contro un avversario di 90 kg per 1,80 m, un conto, la stessa intensità di fallo su Lazzari, che è 1,60 per 55 kg. Certo, però non sto dicendo che non va fatta.
15. Non sto dicendo che non va fatto lo stesso fallo, però sto dicendo che il risultato è diverso. Devi dosare un po' la forza e chiaramente non c'è cattiveria. No, assolutamente, solo non sto dicendo questo. Un mismatch fisico che non sempre è facile da gestire. La Bruna, Salvati, scarico per Branca, però l'ha presa fuori. Sì, esatto, era... Non ho capito se era completamente fuori la palla o aveva lui un piede sulla riga. No, ha pestato la riga. Sì, ricordiamo che a differenza del calcio e anche del basket, se hai un piede sulla riga e anche se la palla è dentro ma tu stai toccando la riga, è fallo laterale. Esatto. Tanto rientra Bargelli per le file del Sassari, esce Pereira. Ha superato brillantemente un momento complicato perché Sassari si è riportato avanti due reti e allora il possesso palla per il potenziale più tre, anche se deve gestire un minuto di inferiorità numerica e non ha mai optato per... Green, come mamma detto, mia, sbraccia. L'ho fatto in questa occasione perché c'era situazione di extra player per riportare la parità numerica in attacco. Attacca, riparte Cassano in attacco. Cassano che di nuovo piombato a meno 3, aveva concluso la rincorsa, anzi aveva addirittura messo la testa avanti sul 24-23, però poi il Sassari ha rimesso nuovamente le cose a posto ed ora Cassano deve inseguire, ma ora i minuti al termine sono 7. Non lo so. Ho capito cosa fischiato. Ha fischiato sfonda Nardin dopo, cioè non so se era sfondo o no. Ecco, tutto qua. Diciamo che sullo scambio 1-2 tra Salvati e Lazzari, non ho capito se c'è stato uno sfondo addirittura. No, area. Il fischio è stato sfondo. Addirittura sì. Area potrebbe essere, perché però era molto vicino sulla linea. Sta di fatto che possesso palla restituito al Sassari, che nel frattempo ha scontato anche l'unità numerica di Alilkovic. E può attaccare per un potenziale più 4 che potrebbe essere la pietra tombale sul risultato. Direi di sì, a questo punto direi di sì. Tabanché deve resistere Cassano, bravo Kabir a prendere il tempo. 9 metri, Alilkovic ha battuto Tabanché, lamentano passivo sulla panchina di Cassano. Guerin risale bronzo, Tabanché qualche difficoltà, qui dovrebbe arrivare passivo ma Guerin, vabbè, devia la Bruna, Moncia va lungo. E niente da fare, va dentro, si chiedono scusa a vicenda la Bruna e Monciardini. Deve giocarsi il suo ultimo time out Davide Colez, 5 minuti al termine ma 4 reti da recuperare, bisogna inventarsi qualcosa di nuovo, vediamo cosa uscirà dalla lavagnetta magica di Davide Colez. 4:30. Direi che vista la partita questo più 4 non dico che la chiuda, però sicuramente diventa difficile adesso. Soprattutto diciamo un divario così netto, perché comunque 4 reti in Palamano incominciano a essere tantine, non è neanche meritato da quello che ha fatto vedere Cassano in campo. Vabbè, vista la partita sicuramente per chiunque vada a favore del risultato non è veritiero il fatto che si vinca magari di 4 di 5 vista come è andata la partita, sia da una parte che dall'altra, perché entrambe le squadre hanno regalato una splendida partita punto a punto tutto il tempo. Speriamo che Cassano riesca a ricucire nuovamente il gap, non per altro, anche per rendere interessante e avvincente questo finale di partita a chi ci sta guardando. Sì, ecco, mi auguro solo che dopo questi 50 minuti ce l'hai in pausa. Dopo questi 55 minuti la partita non finisca in modo blando. Esatto. Che tenga questi ritmi fino al 60esimo. Tanto attacca Cassano in 7, Monciardini rimane fuori. Mazza, finta al tiro, arriva Salvati, non c'è lo spazio, si va da Lazzari. Si chiudono le maglie bianche nonostante l'inferiorità numerica. Salvati cerca Kabir, molto bravo nonostante il contatto con Alilkovic che gli chiede scusa. 25-28. Cassano che si porta in 5-1, quindi può avanzare la difesa. Colez dentro Lazzari per Kabir, proprio per aumentare la profondità. Bardi, Tabanghie
addirittura anche Mazza a fare l'indiano. Barpalla, Mazza, Kerin cerca uno contro uno su Mazza. Adesso ovviamente fallo tattico. Sassari gioca anche un po' con il cronometro, ovviamente, come logico che sia. Certo, ovvio, non ha fretta di arrivare alla conclusione. Assolutamente no. Però arriva, attenzione, arriva passivo. Ecco qua. Aspettavano questo ed ora dovranno inventarsi. Nardin, l'angolo non era stretto di attenzione, più. Attenzione, è entrato anche Nicola Riva. Sì. Cassano in contropiede. Attenzione, Mazza ha rischiato una doppia clamorosa. Mamma mia. Guerin ferma le misure questa volta, è riuscito a fermarlo a differenza dei suoi compagni prima, senza eccedere nella, esatto, nella forza messa. Sì, no, l'ha presa e l'ha tenuto lì, non, nulla di fatto. Di giustezza, esatto, come si suol dire. Cassano che attacca, sempre tra le reti recuperare, 4 al termine. Mazza, che presa di Dorio, signori! Altro 26. Assist di Mazza. Mazza oggi ha fatto più assist che gol. E questo posso dire che è già una notizia. Assist man Federico oggi. 26 a 28, 3 minuti e mezzo. Attacca Sassari con Tabanghè. Bardi, sempre difesa 5-1 per Cassano con Lazzari che praticamente gioca a metà campo. Alilkovic esce a supporto, Kerin, Bardi incrocia col numero 8, si va da Tabanghè, finta di tiro, poi si alza, non ci sono le mani addosso. Non libero di sparare. Spara sul primo palo, non può far nulla Nicolò. Cassano che comunque non si arrende, ci prova ancora, Mazza ancora per Dorio, devia Bronzo, credo in modo fortuito perché la palla era andata, si è girato. La sporcata e palla che viene recuperata da Spanu. 3 al termine, 3 le reti a recuperare. Sassari senza fretta. Tabanghè, Bardi, Guerin. Attenzione, Guerin accelera. Va a prendersi un 9 fallo metri. Di Mazza, sì, probabilmente. Passivo. Questa è esperienza dei giocatori del Sassari, sì, che fanno passare il tempo. Guerin da fuori, ecco. Anche questa è esperienza nel momento in cui. Non mi tocchi, io prendo e sparo. Cosa devo fare? Chiaramente. E si riporta Cassano in attacco. Cassano con l'extra player, 7 giocatori in movimento, doppio pivot, tentativo disperato. Lazzari si butta dentro, traversa, poi arriva a fischio di 7 metri però. E c'è anche l'espulsione per Nardin che ha disturbato Alberto al momento del tiro. Sì, pensavo fosse più per era Nardin, sì. Per Alilkovic invece è Giovanni Nardin, numero 5. Cassano, ultimo tentativo disperato, 2 al termine, 4 reti da recuperare, siamo a livello di impossibile. Però sì, praticamente sì. Siamo abituati a farci sorprendere dai nostri ragazzi. Oh, Spanu para e poi Tabanghè a rimbalzo. Ed ora siamo ben oltre l'impossibile. Adesso sì. 2 minuti, 4 reti da recuperare per pareggiare. Mo qua. Oh, arriva un Arachiri da parte del Sassari oppure. Diciamo che, come direbbe Dan Peterson, mamma butta la pasta. Tabanghè, finta di tiro, va da Guerin, finta di sottomano, poi cerca lo spazio esterno, ma chiude, Mazza. 9 metri. Passivo. Guerin. Guerin ha fatto vedere mamma mia il gioco. Tutta la sua classe, sì, perché ha trovato 2-3 soluzioni in momenti difficili. Nel momento in cui ha servito ha tirato fuori l'esperienza che possiede e ha messo... Credo... L'abbiamo detto in fase di presentazione, comunque il rooster a disposizione della Raimond Sassari è sicuramente di un livello superiore a quello del Cassano nel suo complesso. Cassano ha disputato un ottimo match, è stato in partita, anche queste quattro reti sono magari un pelino ingiuste, però il Sassari ha decisamente anche meritato la vittoria, nulla da dire, perché hanno sicuramente gestito meglio anche le fasi difficili, quando il Cassano ha aggiunto il pareggio dopo il risultato numerico, hanno sicuramente gestito bene tatticamente quella situazione, quindi... Vittoria meritata. Oh, bravo. Ruba palla Bassanese. Poi la palla rimane lì, non la prende nessuno. Non l'ha presa nessuno.
l'ha presa a Sassari, che ha mandato la palla direttamente alla stazione a Lilkovic sui 6 metri e ha insaccato la 32esima rete. 32 a 27, mancano 4 secondi. E finisce qui. 27 a 32, vince la squadra sarda della Raimond Sassari qui al Palatacca per la prima giornata di ritorno della Serie A Beretta maschile. Cosa dire? Bella partita, sì, veloce. Bella partita. Per quanto riguarda il Cassano, ovviamente si è sentita ancora l'assenza di Milanovic. E interessante questo innesto di Jasmerovic. Gli mancano Jasmirovic, scusami, non ce la farò mai. Gli mancano ancora chiaramente i 60 minuti nelle gambe, ovvio. Gli manca l'affiatamento con i compagni, però può essere una pedina importante a disposizione di Mr. Collins per questo giorno di ritorno. Dobbiamo ripartire da comunque una buona prestazione a cospetto di una signora squadra, certo. Quindi non tutto negativo, anzi, no, oggi anzi, il bicchiere è decisamente mezzo pieno. Vista la prestazione dei ragazzi oggi sicuramente sì. Da apprezzare l'impegno e anche quanto di buono sia a livello tattico che tecnico messo, certo, in campo. Bene, noi ci salutiamo anche perché fra pochissimo saremo di nuovo in diretta, quindi andiamo a riposizionarti un attimo. L'appuntamento è fra circa mezz'ora, quando a scendere in campo saranno Cassano Magnago e Alibest Mestrino per la Serie A Beretta femminile. Va bene. Ciao, a dopo. Ciao. Buona palla a mano a tutti. Ciao.